Buongiorno a tutti, siamo con Giovanna Serafini che è la factotum dell'Hotel Torino di Lido di Jesolo. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti. Ecco, la stagione è cominciata, avete riaperto già da un mesetto circa, da oggi praticamente lunedì le mascherine sono state tolte grazie al DPCM nuovo del governo. Qual è la vostra sensazione, qual è l'analisi di questo primo mese di attività? Allora, noi quest'anno abbiamo aperto quasi 20 giorni, anzi un mese prima dello scorso anno. Sta andando leggermente meglio, quindi c'è una ripresa non indifferente, soprattutto per il mese di luglio e agosto. Sempre un grande ritorno degli italiani, ma anche gli stranieri non ci stanno abbandonando, soprattutto il popolo tedesco. Quello russo ancora quest'anno ci manca, speriamo per la prossima stagione che tutto si risolva. Rispetto all'anno scorso, le idee sono un po' più chiare per quanto riguarda questo virus. Quali sono le iniziative che avete intrapreso? Più o meno abbiamo mantenuto la stessa linea dello scorso anno, potenziato le postazioni gel, poi per il resto abbiamo mantenuto la stessa linea. La gente è un pochino più tranquilla, soprattutto perché una gran parte sono già vaccinati, quindi sono più tranquilli. C'è ancora un po' di confusione fra gli italiani, perché non capiscono se per girare in Italia serva essere vaccinati, bisogna farsi il tampone. Sì, c'è stata un'informazione secondo me un pochino sommaria data, certo, al popolo italiano per girare in Italia, ma comunque stiamo arginando il tutto. Ecco, ci sono delle novità qui in albergo per quanto riguarda i servizi o sono sempre, diciamo, come gli altri anni? No, sempre come gli anni scorsi, i buffet sono sempre stati mantenuti, assistiti, perché dobbiamo ancora farli assistiti, e cerchiamo di essere presenti in tutto e per tutto. La spiaggia è sempre distanziata, i tavoli distanziati, manteniamo la stessa linea dello scorso anno, che è quella che è stata vincente. Benissimo, l'hotel fino a quando è aperto? Ma bella domanda, pensiamo sicuramente fino a metà settembre, poi se riprendono i gruppi speriamo quest'anno di andare avanti fino a fine settembre. Diciamo che c'è sempre un po' di incertezza sulle date di apertura e di chiusura, cosa che negli anni passati non c'era. Benissimo, allora vogliamo invogliare i turisti a venire all'Hotel Torino di Lido di Jesolo? Beh, dovete venire, vi accogliamo con il sorriso e cerchiamo di dare il massimo. Un abbraccione a tutti e vi aspettiamo numerosi. Grazie Giovanna, buon lavoro e buon'estate. Grazie.